muovetevi. Cammina. Fuori. Forza. Avanti. Su, su. Dentro. Ciao, brigati. Su. Sali. Muoversi. Posso dire una parola, capitano? No. Parlerai quando sarai interrogato. Alla sede della polizia. Allora, se non posso parlare, mettetemi una mano in tasca. Qua. Per caso hai un'altra rivoltella? No. La tessera della polizia. Era questo che volevo dirvi, capitano. Il mio nome è Petrosino. Era un uomo alto, vigoroso, corpulento. Il suo viso, come scrisse Luigi Barzini Senior, aveva tratti grossolani e non riusciva simpatico a prima vista. Ma vi era in quella fisonomia da macellaio l'impronta di una volontà ostinata, qualcosa che faceva pensare al mastino. Aveva delle cicatrici un po' per tutto il suo corpo. Nelle spedizioni dirette a sorprendere i malviventi nei loro ritrovi, egli era sempre alla testa, il primo nell'attacco. Ogni giorno rischiava così la sua vita. Like a tree in a desert, but that tree has grown, and now someone is trying to dig the root that are spreading wide. E chi sono questi vostri amici che vi danno informazioni sulla mano nera? Immigrati italiani, generale. Abitano a Mulberry Street. E la famosa omertà, dove è andata a finire? In questo caso non ha funzionato. Hanno fiducia in me, li ho convinti a mettersi dalla nostra parte. Beh. Ora dovrete proteggerli. Non ci facciamo mai vedere insieme nel quartiere italiano. Per questo io ho affittato quel buco a Waverly Place.
all'altro capo della città. Sì, dopo il capitano Trenton vi ha scambiato per un delinquente. Già. Insomma, avete messo su un quartier generale per conto vostro. Beh, se lo volete vedere così. Comunque, vi ho fatto chiamare per un'altra faccenda molto importante e rognosa. Bisogna catturare Jack Sannia, a tutti i costi. In ogni seduta del Consiglio Comunale si parla di questo delinquente, della sua astuzia e della nostra impotenza. I consiglieri sono inferociti contro di me, io non posso continuare a promettere. Quelli vogliono fatti, non chiacchiere. Jack Sannia si nasconde in un magazzino di stracci del Bronx. E perché non l'avete fatto ancora circondare? Non è un edificio isolato. È in mezzo a un groviglio di casupole e di baracche. C'è un'infinità di passaggi segreti per tagliare la corda. È un labirinto, generale. Bisognerebbe circondare tutto il quartiere. E chi ce li dà tanti uomini? Signori, io comprendo che è difficile catturarlo. Ma all'opinione pubblica queste difficoltà non interessano. E al Consiglio Comunale nemmeno. In un certo senso è colpa vostra. Sì, vostra e dei vostri uomini. Avete convinto i cittadini che per voi non esistono ostacoli insormontabili. E avete fatto dimenticare all'opinione pubblica e ai consiglieri municipali che siete in pochi. Troppo pochi per fronteggiare contemporaneamente i criminali americani e quelli che l'Europa ci manda ogni giorno confusi nella massa degli immigranti. E a volte è scomodo essere molto in gamba. Insomma, cerchiate il covo di Sannia come potete. Non c'è altro per oggi. Ah, sergente. Sì, signore. A proposito di Consiglio Comunale, qualcuno di quei signori si lagna dei vostri metodi. Dice che esagerate. Esagero? Sì, quando interrogate gli arrestati. Dicono che cavate più denti voi di un cavadenti di professione. Bisogna conoscerlo da vicino questo mestiere per poter giudicare. Sì, sì, d'accordo, ma non fatemi avere delle grane, eh? Menate le mani, meno che potete. Va bene, signore. Chi è che volete, Ho tre balle di cotone, se mi aprite il cancello io potrei... Ormai è chiuso, tornate domani. Come, vi fate rifare il viaggio? Ormai mandate l'uomo a casa, e la cassa è chiusa. Padrone, ho preso il carro a Nolo. Se mi fate scaricare la merce, domani vi passo a pesarla e prendere i soldi. Fatemi questo favore, a scaricarla ci penso io. Accidente al diavolo, vieni avanti, va, fai presto, sbrigati. Grazie, grazie. Passo domani, arrivederci. Passate quando volete, ma trovate sempre qua. Jack, vieni fuori. Non c'è più nessuno. Chi era? Niente, niente. Poliziotti dappertutto, da un po' di tempo in qua. Stai tranquillo, ti daranno la caccia per un'altra settimana, ma poi si calmerà. Vediamo. Thank you.
quelli bisogna che succeda qualcosa di grosso. Allora si mettono a correre dietro a qualcun altro e si dimenticano di me. Piuttosto, cerca di sapere, non ne vai dopo di qua. Ti conviene cambiare aria, amico. Eh sì, ho già scritto a mia cugina New Orleans. Andrò a vivere da lei. Andrea, sing sing. Buono. Portalo l'ispettore McAdoo con tanti saluti ai suoi irlandesi. Complimenti, avete tolto un grosso peso dallo stomaco al generale Bingham. Nessuno più contento di negoziante di Mulberry Street. Jack Sania li ricattava. Già, per conto della mano nera. Credete? Guardate, questa l'aveva in tasca al momento dell'arresto. Appunto, la mano nera. Guardate queste altre lettere, che non sono di Jack Sania. Hanno tutte la mano nera, ma non ce n'è due uguali. Mano nera a dita unite, a dita separate. Dritta. Capovolta. Mano nera di traverso. Questa lettera è scritta in siciliano, questa è napoletano. Hanno una sola cosa in comune, il ricatto, le minacce. E allora, cosa volete dire? Ispettore, io mi sono sforzato di capire. Io ho fatto delle indagini, io ho letto anche dei libri di storia. Ah. Molti anni fa, in Spagna, esisteva una setta segreta di ribelli anarchici. Si chiamava la Mano Nera. Oggi questa setta è sparita. Però la paura della Mano Nera è rimasta. E così, oggi, qualsiasi farabutto che vuole spillare quattrini al prossimo scrive una lettera sgrammaticata e la firma con quel marchio. Ispettore, la Mano Nera come associazione a delinquere non esiste. O non esiste più. Se fosse una rete di criminali bene organizzata, userebbe lo stesso simbolo. O non userebbe affatto. E soprattutto non commetterebbe errori come questi. Guarda, guarda. Ad Amelio Gambetta, che è un modesto venditore di generi alimentari a Brooklyn, vengono chiesti $2,000. Troppi per lui. A Salvatore Laurani, che è proprietario di una catena di pizzerie, di terreni fabbricabili e fa affari d'oro, gliene chiedono appena 500. E se non basta, vi faccio osservare che non appena togliamo dalla circolazione i delinquenti isolati, quelli che lavorano in proprio, tipo Jack Sania, la paura della mano nera e le lettere minatorie diminuiscono. Però le bombe contro i negozi aumentano e i delitti. Ci sono più morti. Il quartiere italiano è diventato il luogo più pericoloso di tutta New York. La maggior parte degli italiani di New York è gente onesta. Non ho mai detto il contrario. Onesta e sfortunata. Prima ha dovuto scappare dall'Italia per non morire di fame. Poi, una volta qui, ha dovuto vedersela con voi irlandesi. Sergente, dal momento che leggete i libri di storia, dovreste anche sapere che noi irlandesi siamo venuti qui in America molto prima di voi italiani. E le posizioni che abbiamo conquistato ce le siamo sudate molto più di qualsiasi altro immigrato, come gli ebrei e i polacchi. A noi nessuno ci ha regalato niente. Ma nemmeno a questi cafoni che arrivano dall'Italia. Nessuno regala niente. Chi cerca di insegnargli qualcosa? Leggi, diritti del cittadino, democrazia. Sì, ma dovete anche ammettere che non è facile insegnare qualcosa ad una colonia come la vostra che vanta il 50% d'analfabeti. Ma il 52%, se è per questo. Ecco. D'accordo, mandiamoli almeno a scuola. Ma che? Negli stati del sud si arriva persino a discutere se i ragazzi italiani debbono andare a scuola con gli americani bianchi piuttosto che con i negri.
In queste condizioni il nostro mestiere non è certo facile, ispettore. Anni fa, quando io giravo in uniforme per il quartiere italiano, mi gridavano dietro: traditore, rinnegato, spia degli irlandesi. Sì, però nella polizia ci siete rimasto. Certo. Visto che non sono un missionario, io voglio almeno far rispettare la legge. Io non guardo in faccia nessuno, voi lo sapete. A chi sgarra, io non gli domando se è americano, italiano, irlandese o ebreo. Io gliela faccio pagare e basta. E adesso è arrivato il turno di questi bastardi che fanno saltare con la dinamite i negozi, i bar e persino le case private. Questi sono i nuovi nemici degli italiani. E non solo degli italiani. I peggiori, perché non lavorano né da isolati né fanno parte della mano nera. Sono gruppi di mafiosi. E ho già notato molti nomi nel mio taccuino. Gruppi di mafiosi. Voi volete dire che la mafia sta mettendo radici anche da noi? Le ha già messe da un pezzo. I cadaveri che ripeschiamo nel porto, quelli sepolti nella scarpata delle ferrovie, i negozi fatti saltare con le bombe. Queste non sono le radici, questi sono i frutti. Datemi la mia squadra di poliziotti italiani e vedrete se io non gli spezzo le gambe. A tutti. Sì? Ma che tu? Dove? 143 Henry Hudson Parkway. Tagliato a pezzi in un barile, l'hanno portato via proprio adesso. Abbiamo pochi indizi. Guardate. Un biglietto, un crocefisso e una catena d'orologio, questo è tutto. Più le iniziali sul barile. WT223. Ma è scritto in italiano. Che cosa dice? Vieni subito. È molto importante. Senza firma. E lui è caduto nella trappola. È una calligrafia femminile. Sì, ma non è un delitto passionale. Potete scommetterci. Guardate. Qui ci sono solo tracce di segatura. Strano. Di solito un barile contiene acciughe, carne affumicata, vino. O zucchero. C'è dello zucchero in mezzo alla segatura. Questo barile era pieno di zucchero. Non è molto, ma è già qualcosa. Corrao, cerca di scoprire da dove viene questo barile. Teneteli voi. Un altro delitto dalla mano nera? Sono appena arrivato, cosa volete che ne sappia? Un momento, Mallory. Voi piuttosto, come sapete di questo massacro? Diciamo che passavo di qua per caso. Ho sentito dire che hanno trovato un uomo fatto a pezzi in un barile e la notizia mi è sembrata interessante. Quanti pezzi? Sergente, io vado al comando. Se ci sono novità, telefonatemi. Mallory, qui non c'entra la mano nera. Però tenete la notizia in caldo e non pubblicatela. Scrivete piuttosto che se non si decidono a formare la squadra italiana, la criminalità aumenterà sempre di più. Corrao ha scoperto che il barile è della ditta Wallace Towney. Sì, è stato consegnato pieno di zucchero all'osteria Stella d'Italia, al 226 Galesadel Street. La Stella d'Italia? Sì, vi ricorda qualcosa? Me ne ha parlato l'ispettore Flynn. Deve essere il ritrovo di una banda di falsari. Flynn sospetta che siano nel giro di Joe Morello. Morello? Morello, quello dei dollari falsi? Sì. Dovreste fare una capatina in quel locale. Due chiacchiere con il proprietario, eh? Certo, sì. Però prima vorrei vedere Flynn. Conosce molta gente.
Amici di Morello e amici degli amici. Era della banda di Morello. Il nome lo ricordate? No. Ma ricordo di averlo visto a Elizabeth Street, insieme a Fontana. Ah, quale Fontana? Joe, quello che ha ammazzato Notar Bartolo a Palermo. Frequentava gente su? Sì, ma in fondo era un semplice tirapiedi. Faceva il barbiere. Aspettate. Un giorno l'ho visto insieme con Morello e Lupo. E c'era anche un certo Petto. Tommaso Petto. Litigavano. Ecco qua, questa è una. E questa è l'altra. Grazie, grazie. Buonasera. Tommaso Petto, conosci? Non dirmi di no perché ho saputo che frequenta il tuo locale. E chi ha detto niente? Lo conosco, certo, di vista, come tanti. E questo, lo conosci? No. Eh già, è morto e non ti può contraddire. Così, non lo conosci? Vi ho già detto di no. Ma conosci Tommaso Petto? Sì, ma... Sì, di vista, ho capito. Me l'hai già detto. Però io penso che tu c'hai la vista buona. Devi dirmi tutto quello che sai di lui. Parli qui, o al comando di polizia. Scegli tu. Io non tengo paura. Dimostramelo. Lasciate perlomeno che mi versi un po' da bere. Allora, sono tutto orecchi. Io Tommaso Petto l'ho conosciuto qua dentro. Me l'ha presentato uno. Chi? Non ve lo posso dire. Morello. Veniva qui la sera. Non con chi pensate voi, ma veniva. La segatura trovata nel barile e quella che il sergente Petrosino ha raccolto alla Stella d'Italia sono della stessa qualità. Quindi la vittima è stata uccisa nell'osteria. Potrebbe essere stata uccisa altrove. Trasportata all'osteria, sistemata nel barile e poi portata là dove l'abbiamo trovata. Non è questo che conta. Conta invece sapere che il giorno dopo il delitto, Tommaso Petto è andato in giro con Ignazio Lupo. Il braccio destro di Gio Morello. Lui. Petto era in mania di grandezza. Pagava da bere agli amici. Spendeva e spandeva. Ma da dove venivano tutti quei soldi? Questo è il punto. O erano il prezzo pagato da Morello all'assassino, oppure erano soldi rubati alla vittima. Avete idea perché Morello voleva disfarsi di questo suo gregario? No, nessuno. Ma questi bastardi usano scannarsi fra di loro, per nostra fortuna. Comunque, in tutti e due i casi, il nome di Petto è in evidenza. Segna. E il nome della vittima? Cominciamo ad arrestare Petto, prima che distrugga tutte le prove. E rastrelliamo il resto della banda. Pensate sia il caso di arrestare anche Morello? Sì. E anche Vito Cascio Ferro. E chi è? Non ho ben inquadrato che genere di rapporti ha con gli altri. Comunque è l'unico a cui Morello non dà ordini. Non so molto di lui. È arrivato da poco a New York. Va bene. Rastrelliamo la banda allora e non perdiamo tempo. Grazie, Flint. Thank you.
padre era sicuro che non saresti tornato più. E tu? Gli ho detto che si sbagliava. Di che umore? Buono. Adesso ci tiene ad averti come cliente. Mi fai reclama al locale. Ma tu l'assicurano. Dici che verremo a mangiare qui ogni tanto. Lafayette Street è qua vicino. E che c'entra Lafayette Street? Ha già visto un appartamento che fa per noi. Allora, tu mi vuoi sposare o no? I fitti sono alti in quella zona. Gaggio resta sergente per tutta la vita. Peppi, un matrimonio. Io tengo paura che ostacolerà la tua carriera. E perché? Dovrai pensare a proteggere. Un pensiero in più. Mi piace questo pensiero di più. Ciao Morello, da Corleone, provincia di Palermo. Emigrato qui nel 1887. Yeah, con passaporto regolare. Tutti emigrate con passaporti regolari. Conoscete il duca Francesco di Villa Rosa, di Palermo? No. Strano, perché il duca per 50 lire procura passaporti a chi non tiene le mani pulite. Le mie mani sono pulite. E si capisce. Voi bombe nei negozi non le mettete. Date gli ordini. Banconote false. Voi neanche le toccate. Ci pensano i vostri scagnozzi a farle circolare. Io sono padrone da bar e da magazzina. E tutte le mie attività sono perfettamente a posto con la legge. Cambiamo discorso. Questo lo conoscete? No. Guardate bene. È l'uomo trovato ucciso nel barile. Ho già detto che Du Cristiano io non l'hai mai visto. Dove eravate la sera del 14 aprile dopo le 10? A me casa. 306 East Street. Non mi sono mai mosso. Ho i testimoni. Pagati. E se non cantano giusto, li fate fuori. Questo non è buono, non è giusto. Io non lo merito. Io lavoro. Non faccio sbirra. La lingua non ha l'osso e stocca l'osso. Ben detto. La lingua non ha l'osso, ma rompe l'osso. Le parole bisogna misurarle. Vero, Morello? Gio Fontana, di Villa Abate, provincia di Palermo. Commercio, in vino e in birra. Sono in società con l'amico Morello. Sì, ma non per le bevande. Condannato dalle assise di Bologna per l'assassinio del commendator Notarbartolo, direttore del Banco di Sicilia. Assolto dalla Cassazione di Firenze per insufficienza di indizi. Io direi per insufficienza di testimoni di accusa. Conoscete quest'uomo? Dove eravate la sera del delitto? In casa di Morello. Ah, allora. Ignazio Lupo. Di Palermo. Commerciante. È protettore di negozianti. Però se un negoziante non vuole essere protetto, voi usate la dinamite. Calunnie. Calunnie di chi vi vuole male. Questo qui, per esempio. Non lo conosco. Io ero con Morello e con Fontana la sera del 14 aprile. Pure voi. E c'è. Carlo Costantino. Di Partinico, provincia di Palermo. Vice cassiere della società edilizia di Nuova York. Esatto. Ufficialmente, sotto sotto amico di Morello, Lupo e Fontana. Non li conosco. E naturalmente non conoscete neanche questo. Giusto, se gente. Antonino Passananti, di Partinico, provincia di Palermo. Compaesano di Carlo Costantino. Voi due vi conoscete almeno. Lavoro con lui in cantiere.
Non ho mai avuto a che fare con la polizia. Neanche in Italia. Ho la fedina penale pulita. E il passaporto in regola. Vecchia storia. Quell'individuo non lo conosco. Io non vi ho ancora mostrato la fotografia. L'ho vista sui giornali. Il 14 aprile io e Carlo Costantino eravamo fuori Nova York. Posso provarlo? Avrai tutto il tempo. Salvatore Lobaido, di Palermo. Voi tenete un negozio di olio e vino assieme a Pecoraro, a Elizabeth Street, vero? Pure lui stava a casa mia la sera del 14. E si capisce. Tommaso Petto, di Palermo. Dipendente di Gio Morello. Lavoro in un suo bar. Corrò. Questa ricevuta di Penny era nelle vostre tasche. La riconoscete? Sì, questa sì. Però non è mia. Calma. Riguarda un orologio d'oro consegnato all'agenzia di Penny, Baldwin, che lo ha valutato un dollaro. La data è del 14 aprile, il giorno stesso del delitto. Dell'orologio non so niente. La ricevuta non è mia. Ho visto, sì, è intestata a Mr. John. E chi è questo signore senza cognome? Uno che ha incontrato una notte in una pensione della Sesta Strada. So soltanto che si chiama Johnny. E basta. E perché vi ha dato questa ricevuta? Ma adesso non ricordo. Ma dovreste ricordare. Non è passato molto tempo. Che cosa vi devo dire? Me l'ha data. Me l'ha data. Vuol dire che si fidava di me. Io no. Mai visto questa? No, signore, mai. È certo che non l'hai vista. Se t'accorgevi di portare via pure questa, assieme all'orologio. Vito Cascioferro, di Palermo. Bisaguino, provincia di Palermo. Faccio il rappresentante di commercio, importo agrumi. E racket. L'americano non lo capisco. Qui noi diciamo racket. Voi lo chiamate protezione. Il sistema che frutta tanto a Palermo. Adesso l'avete importato pure a Nova York, assieme ai tarocchi. Come dite voi? Fare bagnare un pizzo. Far bagnare il becco, eh? Un bicchiere di vino. In ricompensa del buon lavoro fatto dagli amici. Ho sentito pure io queste favole. Una tassa sui generi di consumo. 5 cents sulle banane. 2 soli cents sul filoncino di pane. E 30 cents sulla carne. 40? Ne pretendono 40 adesso. Ah. E bravo, Cascioferro. Vedo che vi tenete aggiornato, eh? La scienza, io dico, per sentito dire. Dicono pure che un innamorato, se vuole fare una serenata in santa pace alla sua bella, deve pagare la candela. Il moccolo, va. Il prezzo per essere protetto. Ma vi sembrano cose da uomini queste? Io non so niente di niente. Mi creda, faccio vita arretrata. Mi vedo solo con mia sorella Ciccina, suo marito Salvatore e il loro unico figlioletto, un piccerito, Nicolò. Per l'appunto vi voglio dire che la sera del 14 aprile io mi trovavo con loro al Caffè Caruso in Melbourne Street. Potete controllare. Certo, lo farò. Ma intanto vi assicuro che voi e questi vostri amici... E io di questi amici conosco solo Giuseppe Morello. Ah, solo lui. Grazie per la concessione. Ma avrete modo di conoscerli tutti. Perché io vi tengo tutti qua dentro finché non avrò controllato i vostri alibi. Portateli via. Tempo perso. A voi ancora non vi capisco, ma state tranquillo, vi capirò.
Il biglietto trovato addosso al cadavere. Non sappiamo ancora chi l'ha scritto. Il crocifisso è muto. La catena forse no. Se si aggancia a sto orologio, Tommaso Petto è inguaiato assai. Petto ha mentito. Non ha passato la notte in quella pensione. E Mr. John chi è? Non esiste, è un nome da comodo. Ecco. L'ho generato l'agenzia Baldwin. È bravo, Petto. Ammazza, ruba i soldi al morto. E quando ha speso tutto, impegna pure l'orologio che gli ha portato via. Due impiegate del Banco dei Pegni, quando gli ho fatto vedere la ricevuta, si sono ricordate perfettamente chi l'avevano rilasciata. Mi hanno descritto l'individuo. Petto, non ci sono dubbi. Due impiegati di banco e il padrone della pensione della Sesta Strada. Tre testimoni. Sono pochi per gente come questa. E devo tornare a fare due chiacchiere col vinaio di Elizabeth Street. Chi è? Amici dell'opera. Che opera? Rigoletto. No, non vi preoccupate, sono io, pure vestito così. Venite. Scusate. Il mio collaboratore. Potete parlare liberamente. Accomodatevi. Sedetevi. Grazie. Volete bere qualcosa? Non volentieri. Chi di voi è Salvatore Spinelli? Io. È immigrato quando? 18 anni fa. E coraggio, bevete e ditemi tutto di voi. Ho cominciato come in bianchino. Poi mi sono sposato. E da 15 anni sono cittadino americano. Mo faccio l'imprenditore. Tengo due case di proprietà a East 11th Street. Una al 316, Beccerella, dove abito. E l'altra al 326. E questa la do in affitta a 12 famiglie. Anzi, la davo in affitto a 12 famiglie. Perché mo ne sono rimasta tre solamente. Colpa della mano nera. Avete ricevuto lettere minatorie? No, ma la sera mi si presentano tre facci delinquenti e mi domandano $7,000. A me mi va usando un capo e cacciatore. E quelli vi mettono una bomba nella casa che date in affitto. Proprio così. Questa è la firma della mafia, non della mano nera. Ma non importa. Continuate. Basta, ma mettono questa bomba e io non pago. Allora non me la mettono una seconda, sti carogni. Gli inquilini se ne vanno. Io tengo $1,000 di interesse che mi scadono mese che trase e non so come pagare. Io sono un uomo rovinato. Penso che per qualche tempo non vi daranno più fastidio. Ah, Maronna, vi posso ascoltare. Ma perché lo pensate? Ignazio Lupo. Lo sapete chi è? L'ha già sentito nominare. Comanda le squadre di quelli che mettono le bombe. Mo lo tengo sotto chiave. Ma pure se esce libero, dovrà camminare sul filo di un rasoio. È Tommaso Petto. Dentro, al fresco pure lui. Ma voi, come lo conoscete? Tengo l'abitudine di pigliare un caffè in un bar dove lavora. Dove lavorava. Ma pure Emanuele lo conosce. Anzi, vi deve dire una cosa che vi può interessare. Voi vi chiamate cassieri. Sì, signore. Cassiere Emanuele fu Vincenzo. Pure napoletano. No, io sono di vicino Napoli, di Caserta. Sì. E parlate. E non vi mettete paura, parlate. Bevete. Oggi fanno 14 anni che sto in America e ci voglio restare, Sergè, in santa pace, onestamente. Ho badato, io mi fido di voi, ma rischio la pelle, voi mi capite. Sta tranquillo, qui è posto segreto e ci parliamo da amici.
A Mulberry Street non ci salutiamo neppure. Che mestiere fate? Prima facevo cuoco in una pizzeria napoletana a Brooklyn. Poi piano piano con i risparmi sono riuscito a mettermi per conto mio. E mo modestamente faccio pizze meglio che quelle che fanno a Napoli. Però devo ancora finire pagare il muro, perché la pizzeria me l'ha già accattata, e non solamente i tavoli, il seggio, la cucina, ma come vi dicevo, pure i muri. E avete avuto guai? Guai. Mister Petrosino, qua cambiamo tutti appesi a un filo. Io non ne posso giù. Ed è per questo che sono venuto qua da voi. Basta appena la pizzeria comincia a rendermi, si presentano due delinquenti. Due mafiosi a me cercano $2,000. E io ero piglio $2,000. Ma poi ho paura soprattutto per mia moglie, che me l'ammazzano, come hanno fatto con Carmelo, che non teneva per papà e l'hanno ammazzata la moglie. La mia serve a tavola, capite? E guardo sempre la porta e mi metto a paura che da un momento all'altro trasano chi li rui delinquenti e sparano. Credete, ma non ne posso giù. Tengo i nervi a pezzi. Non vi preoccupate. Io vi faccio sorvegliare la pizzeria da un agente borghese. Grazie. E cerco di sapere a quale banda appartengono quei due. Voi però dovevate dirmi qualcosa di Tommaso Petto. Ah, sì. Tommaso Petto. E coraggio. Parlate. Ecco, pochi giorni prima del delitto, io l'ho visto insieme a un barbiere. Però non saci come si chiama e dove lavora. Però so di sicuro che teneva parecchi soldi. Un barbiere? Secondo l'ispettore Flynn. Anche il morto faceva il barbiere. Parlami un poco di questo tipo. Gli affari gli davano bene? No, ma veramente non erano soldi suoi, no. No, lui l'aveva raccolto fra gli amici per poter pagare un buon avvocato, perché il marito della sorella sta a Sing Sing. Suo cognato? Eh già, e lui sta facendo di tutto per tirarlo fuori. O carcerata si chiama Giuseppe Di Primo. Ma Di Primo è dalla banda di Joey Morello e sta dentro da almeno 5 anni. Già. Ma se è lui, è strano che Morello non ha alzato un dito per evitargli la condanna. E continua a non aiutarlo. Così quando dicono a Morello che il barbiere va in giro a raccogliere soldi per tirare fuori a De Primo. Morello incarica Petto di dargli una lezione. Il barbiere finisce dentro a un barile. Quadra? Quadra. Sì, questo è mio cognato, Benedetto Madonia. Sicuro? Sicuro. Quando l'hai visto l'ultima volta? È stato qui 2 settimane fa. Doveva tornare a farti visita? Sì, questa settimana. Perché? Senti un po', come mai Gio Morello ti lascia marcire qua dentro? Affari miei. Ah, certo. Però ti avviso che gli affari di Morello vanno molto meglio dei tuoi. Che volete dire? Benedetto Madonia, tuo cognato, abita a New York. A Buffalo. Fa il barbiere. Faceva il barbiere. È morto. Quando? Domenica scorsa. Tagliato a pezzi e cacciato in un barile. Allora? Io qui dentro sto e non saccio niente. Conosci Fontana? Ignazio Lupo? No. Vito Cascioferro? No. Com'è? Un amico di Morello.
Io non saccio niente. Forse è stato lui che ha dato ordine di ammazzare tuo cognato. E forse Ignazio Lupo e Gio Fontana hanno eseguito l'ordine. O dici che è stato Tommaso Petto, il bue? Cofofo. Me lo direte quando ritornerò là fuori. Lui è mio marito. L'avete scritta voi? Sì. Perché? Sentivo che era brutta aria per lui qui a New York. E glielo dicevo di tornare a Buffalo. Subito. Troppo tardi. E questo? Era di vostro marito? Sì. L'aveva con sé Tommaso Petto. Speriamo che lo condannano a morte. Se dipendesse da me, sarebbe già morto. Avete saputo chi è la vittima? Benedetto Madonia, un barbiere di Buffalo. Perché ha fatto quella fine? Non lo so con precisione, però vi posso dire che l'ha ammazzato Tommaso Petto. Ne siete sicuro? Sto raccogliendo prove schiaccianti contro di lui. Sarà una gara da mozzare il fiato. Cosa? E vedere chi arriva prima. Voi incriminare Petto? Oppure Petto e compari a fare sparire le prove. Per far sparire le prove dovrebbero uscire in libertà provvisoria. Ma il giudice Stanton ha chiesto una cauzione da milionari. L'hanno pagata. Hanno pagato $16,000. Stamattina. Domandatelo a Teddy. Viene dall'ufficio del giudice Stanton. E cosa farete ora? Niente. Cosa volete che faccia? Vediamo chi arriva primo. Li rilascerete entro oggi? Appena arriva l'ingiunzione della corte. Che non arriverà prima di lunedì. Oggi è venerdì. E in 48 ore possono succedere molte cose. Comunque usciranno tutti, meno uno. Chi? Perché? Si tratta di Petto. Lo saprete presto. Sentite, non scrivete solo di me. Dedicate due righe anche al capo. Ma che tu? Il grande capo, Bingham. Oh. Non ve lo scordate, per piacere. Andiamo male, ragazzi. Con queste leggi non riusciremo mai a spuntarla contro questi fetenti. Mai. Ma vi rendete conto? Hanno trovato $16,000 in pochi giorni. Questo significa che hanno alle spalle una grossa organizzazione. Però io scommetto che avete già un'idea. Cosa farete in queste 48 ore? Non lo so. Sinceramente, Mallory, non lo so. Non ho la minima idea. Speriamo mi venga. Quando vi verrà, date un colpo di telefono pure a me, oltre che al New York Times. Anche il mio direttore paga bene certe notizie. Io non vendo notizie a nessuno. E poi cosa vi fa pensare che i giornalisti li chiamo io? Comunque, una notizia in esclusiva ve la voglio dare. È gratis. A fine mese mi sposo. Bene, mi inviterete, spero. Certo, però telefonatemi voi, tanto per ricordarmelo. Che vi dovete sposare? Che vi ho invitato. Così non direte che telefono sempre io. Arrivederci. 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 Voscenza si sarà convinto che io ero del tutto estraneo a questo delitto. Sentite, Cacciaferro, io ho avuto una giornata massacrante. Volevo dirvi una cosa sola. Sono lieto che mi abbiate dato l'opportunità di vedervi prima di uscire da qui. Ci tenevo molto al nostro congedo e, se mi permettete, fra due galantuomini. Cacciaferro, il vostro alibi era perfetto. Ma ormai è superfluo. Io vi lascio uscire perché i vostri sudditi là fuori
Hanno fatto una colletta e pagato la cauzione. Sudditi, troppo buono, io non merito tanto. Ho solo qualche amicizia. Troppo modesto. Ho avuto notizie fresche sul vostro conto. Avete un gran prestigio qui. Ossequiato da tutti, temuto da tutti. State diventando qualcuno a Broccolino. Forse io ho sbagliato a mischiarvi con quella gentaglia. Voi siete d'altro stampo. La scienza mi confonde. Però questa non è aria per voi. Perché non ritornate nel vostro regno? Vi è andata bene stavolta, ma non mi avete convinto. Ricordatevi che io non mollo. Mi chiamano il Mastino, se non lo sapete. E vi garantisco che prima o poi io troverò le prove per farvi incriminare. Avete parlato saggiamente, ma avete concluso male. Il tempo mi darà ragione, voscenza. Perché mi chiamate voscenza? Per rispetto. No! Per farvi piccolo nei miei confronti. Ma a me non mi incantate, Don Vito. Già. Perché vi chiamano Don? Per rispetto. Faccio entrare l'altro? Sì. Gli amici sono costretto a rilasciarli. Voi invece restate e a lungo, spero. E perché? Io stavo a casa mia quella sera e Lupo e Fontana stavano pure con me. Se rimandate libero Lupo e Fontana, dovete rimandare libero pure a me. E a voi invece vi mando davanti a una corte di giustizia. voi non lo potete fare questo, non avete le prove. Di che cosa? Che io ho partecipato a quel delitto. Ma ho le prove che avete spacciato banconote false. Mi spiace non potervi farvi accomodare sulla sedia elettrica, ma mi accontento se vi tolgono dalla circolazione per una ventina d'anni. Un sigaro? Saranno stati i cinque. Un altro che ha rifiutato la protezione. No, Mallory. Questa esplosione è tutta una messa in scena. La verità è che quell'uomo, il vinaio, sapeva troppe cose. E così l'hanno fatto fuori. Se io fossi riuscito a portarlo davanti alla corte, il petto era spacciato. Questa volta Petrosino è arrivato tardi. Scrivete. Scrivete che la gara è cominciata con una mia sconfitta. Cos'è? Vi siete alzato male stamattina? Vorrei vedere voi al mio posto. Però Morello l'avete incastrato. Il cascioferro è scomparso da New York. È già molto. Testimoni decisivi. Via, spariti. Inutilizzabili. Il vinaio all'altro mondo. Il padrone della pensione della sesta strada. Partito chissà dove. I due impiegati del banco di pegni. Amnesia, non ricordano più niente. Bello, no? Pare sempre di essere un porto. E poi invece ci troviamo in alto mare. Senza la loro testimonianza l'imputazione di omicidio non potrà reggere.
Tommaso Petto continuerà a circolare liberamente. È vero che i legali di Morello hanno già fatto opposizione? Ma si capisce. Sta tranquillo che in appello la spunteranno. Ma com'è possibile che i giudici si facciano prendere in giro in questo modo? I giudici applicano la legge. Se non tagliamo una buona volta le gambe a questi mafiosi, scusatemi la franchezza, generale, i vostri elettori vi volteranno le spalle. E noi della polizia faremo meglio andarcene tutti a casa. Sentite, questa mafia non sarà come la mano nera, voglio dire, magari saranno criminali più decisi di quegli altri, gente che ammazza, che non si accontenta di una semplice estorsione di denaro, però isolati. Una mano nera aggiornata, sanguinaria, capite? Non facciamoci illusioni, generale. Mafia significa racket e bande organizzate. I cadaveri crivellati di proiettili non sono una leggenda. E nemmeno i negozi che saltano per aria. E nemmeno la popolazione che vive nel terrore. Questa è la realtà quotidiana del Bronx, di Brooklyn, di tutta la zona est. McAdoo mi ha parlato del vostro progetto. Avrete una squadra di poliziotti italiani. Vi do la mia parola. Non vi pentirete di avermi ascoltato. Ne sono certo. Però adesso voi ascoltatemi. Fra non molto avremo una legge nuova che ci permetterà di rimpatriare tutti gli stranieri entrati illegalmente negli Stati Uniti e che risiedono qui da meno di 3 anni. Io credo che questi mafiosi... Questi mafiosi, generale, non entrano illegalmente nel nostro paese. La maggior parte arriva qui col passaporto in regola e la fedina penale pulita. A casa loro chissà quanto hanno rubato o scannato. Ma qui sono commercianti, appaltatori, artigiani, osti, barbieri, tutti fior di galantuomini, tutti con un mestiere rispettabile. La nuova legge non servirà a nulla. Calma. Servirà molto invece. Se riusciamo a smascherare questi falsi galantuomini. Come? Scoprendo i loro precedenti penali. Dovremmo chiedere la collaborazione della polizia italiana. No. Il certificato penale lo rilascia il tribunale, non la polizia. E per farselo rilasciare dal tribunale basta un avvocato. Troviamo allora uno o più avvocati in Sicilia che lavorino per noi. Vedo che state afferrando la mia idea. Bene. Però qui nascono i primi intoppi. L'avvocato non può ottenere i certificati penali se non presenta al tribunale una copia dei certificati di nascita dei pregiudicati che ci interessano. E noi non possiamo chiedere ai criminali di fornirci i loro dati anagrafici. Logico, ci rifilerebbero dati falsi, cifre sbagliate. Quindi la figura dell'avvocato non basta. Occorre creare nelle zone di più alta criminalità della Sicilia. Occorre creare una rete di informatori. Avvocati, più gente collegata con la malavita, non stinchi di santo, insomma. Mi seguite? Perfettamente. Creare all'insaputa della polizia italiana una rete segreta, diciamo, di spionaggio. Beh, non è la parola esatta. Grazie. Se la rete funziona, potremo avere tutti gli autentici certificati penali che ci servono e potremo rimpatriare tutti questi farabutti. Giusto? Giusto. Non solo, ma potremo avere anche informazioni sui mafiosi che stanno per partire dalla Sicilia. In questo caso li denunciamo alla polizia italiana, che sarà costretta a bloccarli. Oppure, appena arrivano qui, li impacchettiamo e li rispediamo al mittente. Se tutto va bene, in capo a 2 o 3 anni questa mano nera, questa mafia, come dite voi, la spappoliamo. Ma questa rete di informatori la si impianta in un solo modo: andando in Sicilia. Io ho pensato a voi. Siete l'uomo più adatto.
Grazie, generale. No, aspettate a ringraziarmi, tanto più che ci vorrà del tempo prima che Washington approvi il progetto e prima che il Consiglio Comunale mi stanzi i fondi necessari. Noi ne sappiamo qualcosa, è vero Saulino? Noi che siamo di un'altra generazione, noi che siamo venuti qui in America prima di loro. E quante ne abbiamo passate. La fatica per tirare a campare prima, poi per essere accettati come cittadini americani. E per questo che non brindo soltanto all'amico, ma brindo al ragazzo di 13 anni che è venuto in America e quando andava a scuola qui ha fatto tutti i mestieri, tutti. Strino nel giornale, spazzino comunale, scaricatore di porto, lustrascarpe, tutto, tutto, tutto. Poi è entrato nella polizia ed è diventato quello che è, il nostro campione. La sicurezza della collettività italiana in questa città. Bravo! Se il presidente McKinley gli dava retta, non lo facevano fuori. Lui gli aveva detto di non andare a Buffalo quel giorno. Un momento, non ho mica finito, sapete? No. Io che sono il suo più vecchio amico, voglio avere il privilegio di alzare il bicchiere all'uomo che ha fatto e che fa tanto per la collettività italiana, che onora la polizia americana. E onoro noi tutti, che siamo suoi amici! Ringrazio l'amico Cimbarri. Charles, tu hai fatto un ritratto molto bello di me, però incompleto. Come incompleto, scusa? Ti sei scordato di dire che io suono il violino! Grazie a tutti. Io voglio ringraziare soprattutto i miei capi, che mi hanno fatto un grosso regalo. Una semplice testimonianza della nostra stima. No, io non parlo dei regali che stanno a casa. Parlo dell'autorizzazione a formare la tanto sospirata squadra con la quale io potrò fare ancora di più per la colonia italiana. Accontentarmi solo di 9 uomini. 9? Sì, pochi, d'accordo. Però non importa. Adesso ho anch'io la mia banda e staremo a sentire chi le suona più forte. Forza con lo spumante, forza! Era New Orleans. Era New Orleans. Se vi interessa vi do io le ultimissime. È qui, a New York, ma ha preso già un biglietto per l'Italia. Silenzio, per favore! State un po' zitti! L'ispettore McAdoo vuole fare un brindisi. Beh, io dico solo questo. Petrosino ha avuto quello che si è meritato. Una donna degna di lui, la squadra alla quale teneva tanto e la promozione a tenente. Noi della polizia di New York ci auguriamo di averla ancora per lungo tempo nelle nostre file, tanto da poterlo chiamare un giorno Capitano Petrosino, anzi, Ispettore Petrosino. Allora, Saulino, tocca a te fare il brindisi. Forza, dammi il mio! Brindisi, questo nettaro è speciale e ha il colore del rubino. Fino a ieri sono stato Giandomenico Saulino, d'oggi in poi sarò soltanto nu parente Petrosino. Sì, bravi, bravi, e domani ricominciano a litigare. Sta arrivando la borsa! Ma che cosa?
Nessuno sa, nessuno parla, niente, nessuno. Nessuno sa chi muore dentro scuro. Siete accorti a quello che fate, brutte facce de bruccolino, e cominciato non rebuliste fino, ciò Petrosino ve face tremare, e quanti colpi gli dovete sparare, voi picciotti de bruccolino, ma non è nato ancora Lucretino. Campietta mia, mi pote sparare. Un vento forte carezza dei domari, Caraverina mi tiene compagnia, qua giù in Sicilia terra strana sai, dove morire è più facile campare, e quattro colpi gli dovete sparare, quando è sera con l'ombra della luna, con lui che mori di fronte alla marina, signori cari, ritornate a campare. Nessuno sape chi mori dentro scuro, nessuno sape niente, nessuno.